siamo alla vigilia della Pentecoste, una solennità cara a tutti noi battezzati nello Spirito, una solennità che ha attinenza con la Pasqua e completa la Pasqua. Dopo i 50 giorni dall'esodo dell'Egitto e dalla Pasqua in cui abbiamo celebrato l'esodo nostro, dal peccato alla grazia, il passaggio di Cristo dalla dimensione terrena alla dimensione celeste, dalla morte alla risurrezione. E in questa solennità che noi vogliamo sostare questa sera per celebrare le lodi di Dio, il grande dono di Dio. Dio è dono di se stesso agli uomini, e tutto quello che noi abbiamo è un dono del Signore. E questo atteggiamento che dobbiamo prendere e dobbiamo vivere si chiama atteggiamento eucaristico, cioè un rendimento di grazia a Dio per il dono della vita, per il dono della salute, per il dono del pane quotidiano, per il dono dei frutti della terra, e poi ancora per il dono della fede, il dono della grazia, il dono della salvezza, per il dono di se stesso, il grande dono più grande che Dio nello Spirito poteva darci è lo stesso Cristo Signore, il dono perenne qui sugli altari nostri è Cristo Signore. E il dono che dimora dentro di noi è lo stesso Dio che si dà in dono a noi. Dobbiamo entrare in questa realtà eucaristica. Tutto è dono di Dio, e vivere questa dimensione della nostra vita, essere il continuo rendimento di grazie a Dio, nostro Padre, da cui procede ogni bene. La Pentecoste vuole celebrare Dio amore, Dio che dona e poi si dona a noi, perché noi nel dono riviviamo l'amore di Lui e ci realizziamo anche noi come amore una volta che siamo fatti di immagine e somiglianza di Lui. Già gli antichi sentivano il bisogno di rendere grazie a Dio di tutto il bene che avevano ricevuto. Gli uomini di oggi vivono con la testa nel sacco, credono che tutto è prodotto della loro attività o che tutto è dovuto a loro. Non pensano neanche al datore di ogni bene. Mangiamo il pane della terra, i frutti degli alberi, e non benediciamo colui che fa maturare i frutti della terra, fa maturare i frutti sugli alberi ed allegra la vita degli uomini. Non viviamo questa dimensione di rendimento di grazie oggi. Siamo troppo affaccendati, troppo presi dalle cose. Siamo noi, e non guardiamo in alto, non guardiamo a Dio nostro Padre, da cui procede ogni bene. Se non fosse Dio
a darci la pioggia e il sole, come potrebbe maturare il grano, da cui troviamo il pane quotidiano, e con la Madre Terra, benedetta da Dio, produce abbondanza di cibi per l'uomo, rallegri il cuore dell'uomo, guarda tutta la natura e benedice il Creatore. Gli antichi avevano questo sentimento, soprattutto il popolo dei credenti, popolo ebraico, ma in genere tutti i popoli primitivi, tutte le civiltà hanno celebrato una festa, la festa del rendimento di grazie, la festa della raccolta dei frutti, per benedire Dio, datore degli beni. Avevano questo senso di gratitudine al Signore. Ed è così che è nata la Pentecoste, come festa agricola, cioè alla fine dell'anno, diciamo, in cui si producono i frutti, quando cessa così il lavoro dei campi perché il frumento è stato raccolto, quando maturano i fichi, quando cominciano a maturare le uve, quando cominciano a maturare tutti i frutti, allora ecco che il popolo si raduna e benedice, lode il Signore. E allora noi vogliamo celebrare come Pentecoste questo primo momento che ci riannò dagli antichi, e cioè la Pasqua ebraica ha due momenti. Il primo momento è il momento della festa agricola, in cui si offre al Signore, pensando che tutto viene dal Signore, le primizie dei frutti. Cioè il primo frutto dell'albero è del Signore. Poi verrà l'uomo a mangiare il primo anno, il secondo anno. Gli antichi non mangiavano i frutti degli alberi, li lasciavano cadere come offerta al Signore. Quando si metteva il grano o l'orzo, la primizia era del Signore. Il primo parto degli armenti era del Signore. Ed anche il primogenito dell'uomo era del Signore. Tutto era del Signore, per cui i primi frutti venivano offerti al Signore. E allora riviviamo questo primo momento con ripetere l'offerta che noi vogliamo fare a Dio delle primizie e l'offerta dei pani. Diamo due belle letture mentre si snoda la processione. Ci sono due momenti processionali. Un primo momento processionale che è l'offerta delle primizie, dove si offrono al Signore i frutti della terra, e allora si leggerà il testo del Deuteronomio. Poi una seconda ondata, l'offerta di due pani fermentati. Perché il pane fermentato? Prima si mangiavano gli azimi per Pasqua. Poi il primo grano che veniva trebbiato, allora quel primo grano veniva macinato, poi si facevano i primi pani e i primi due pani venivano offerti al Signore. Poi si mangiava il pane, ma i primi due pani erano del Signore. Noi rivedremo queste due offerte, l'offerta dei frutti della terra, l'offerta dei pani della proposizione, e così celebreremo, riannodandoci agli antichi, questa festa di gratitudine a Dio, questa festa di Pentecoste. È l'inizio della Pentecoste. Poi vedremo ancora un secondo significato
che significato religioso, Dio che dà i frutti alla terra e si cura della vita materiale dell'uomo, verrà anche il dono della legge, Torah, cioè quel dono che è la salvezza dell'uomo fatta di immagine e somiglianza di Dio. Ma questo lo vedremo subito dopo questa prima processione offertoriale. Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio ti darà in eredità e lo possederai e là sarai stabilito, prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che il Signore tuo Dio ti darà. Le metterai in una cesta, andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirgli il suo nome. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore ha giurato ai nostri padri di darci. Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio. E tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio: mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi, e ci condusse in questo luogo e ci diede il paese, questo paese, dove scorre latte e miele. Ora ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti posterai davanti al Signore tuo Dio. Gioirai con mille vita, con il forestiero che sta in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia. Ecco l'offerta delle primizie al Signore. Adesso segue l'offerta dei due pani, del primo grano che è stato raccolto. Ecco, si formeranno così due grandi pani da offrire a Dio. Sentiamo questo breve tratto nel libro del Levitico, proprio nel giorno di Pentecoste. Dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno che avrete portato il covone da offrire con il rito di agitazione, conterete 7 settimane complete. Conterete 50 giorni fino all'indomani del 7° sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. Porterete dai luoghi dove abiterete 2 pani per offerta con il rito di agitazione, i quali saranno 2 decimi di efa di fior di farina, e li farete cuocere lievitati. Sono le primizie in onore del Signore. Parola di Dio.
50 giorni dopo l'uscita dell'Egitto, il popolo approda al Sinai, dove Dio stipula l'alleanza con il suo popolo e dà il dono della Torah, cioè la legge che è la salvezza per Israele. Cristo dirà: voi risponete la vostra salvezza nella legge, però è la legge che parla di me ed è la legge, la parola di Dio, che vi condannerà. La legge era tutto, la Torah era tutto per Israele, era il dono di Dio, scritto col dito di Dio, col dito di Dio. Mosè ha l'ordine di segarsi due tavole di pietra e di portarle in alto. Poi Dio dice a Mosè: io sono il Signore Dio tuo, e dà il decalogo. Ma mentre pronunzia queste parole, sulle tavole è scritto quanto Dio pronuncia. È il dito di Dio che proprio su ogni tavola scrive il comandamento. La legge è scritta col dito di Dio. Quelle tavole però sono già dentro il nostro cuore. Dirà l'Apostolo ai Corinzi: quella legge è scritta dentro i nostri cuori, nelle tavole del cuore. E Cristo ci dirà che è venuto a completare quanto è scritto dentro i nostri cuori, e neanche un iota, una piccola i, cadrà dalla legge. I comandamenti di Dio sono sacri, non possono essere violati. Sono scritti su tavole di pietra col dito di Dio, ma sono scritte sulla tavola del cuore col dito dello Spirito. Guai all'uomo che si arroga il diritto di abrogare un solo comandamento, come fanno gli uomini di oggi. Gesù dice: passare il cielo alla terra, ma una sola i dei comandamenti di Dio non passerà. E cioè, è più facile che passi il cielo alla terra, ma che passi una sola i della legge, perché la legge di Dio è eterna, è scritta dentro il nostro cuore, esprima la volontà di Dio, il vero di Dio, quello che Dio vuole per l'uomo. Guai all'uomo quando si surroga Dio e vuole cancellare anche una sola parola dei comandamenti del Signore. Guai all'uomo d'oggi che vuole cancellare o il primo comandamento, o il quarto comandamento, o il sesto comandamento, o qualunque altro comandamento. Si rende reo davanti al Signore. I comandamenti non si toccano, sono eterni, non dipendono dall'uomo, ma esprimono la volontà di Dio nei riguardi dell'uomo. Sono l'avvenire dell'uomo, sono la realizzazione dell'uomo fatta di immagine e somiglianza di Dio. E allora ecco, introduciamo le tavole della legge scritte col dito di Dio, e poi canteremo il canto delle 10 parole, seguirà una lettura e poi il canto di un salmo dove si celebra la legge del Signore, che è perfetta, che dà luce, che dà forza al popolo in cammino. Alcuni annunziano il grande evento, la voce di Dio che suona sul Sinai,
il silenzio della montagna e la voce di Dio che bombarda. E man mano che Dio parla, i comandamenti sono scritti nelle tavole e il dito di Dio. Ecco, Dio sta parlando. Sono le ultime note del Decalogo. Dio allora disse: quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio. E adesso un testo del Deuteronomio che ricorda questo dono del Signore, la legge, che è la vita per Israele e la vita per noi, il nuovo Israele. In quel tempo il Signore mi disse: tagliati due tavole di pietra simili alle prime e sali da me sul monte e costruisci anche un'arca di legno. Io scriverò su quelle tavole le parole che erano sulle prime, che tu hai spezzato, e tu le metterai nell'arca. Lo feci dunque, un'arca di legno d'acacia, e tagliai due tavole di pietra simili alle prime. Poi salì sul monte con le due tavole in mano. Il Signore scrisse su quelle tavole la stessa iscrizione di prima, cioè i 10 comandamenti che il Signore aveva promulgati per voi sul monte, in mezzo al fuoco, il giorno dell'assemblea. Il Signore me li consegnò. Allora mi volsi e scesi dal monte. Collocai le tavole nell'arca che avevo fatto e la restarono, come il Signore mi aveva ordinato. Tutto questo è stato scritto per noi. Le tavole sono custodite nell'arca, è l'arca del nostro cuore. Queste due tavole, ripristinate da Dio dopo le prime tavole spezzate, sono collocate nell'arca, l'arca che segna il nostro cammino nella vita. Portiamo queste due tavole dentro il nostro cuore ed è la voce di Dio che sempre ci dice: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. Non bestemmiare, osservi il sabato, onora tuo padre e tua madre, non uccidere né con la mente, né col cuore, né con le mani, non commettere atti impuri, non adulterare, non frodare il tuo prossimo, non rubare, non mentire, non desiderare la donna degli altri, non desiderare quello che appartiene agli altri. È la voce di Dio dentro l'arca del nostro cuore, che sempre suona dentro di noi e ci segna il cammino, ci dice come dobbiamo comportarci. E le leggi di Dio, bella, luminosa, perfetta, che ci accompagna nel cammino della vita. Adesso un breve canto.
che celebra la legge luminosa del Signore che portiamo nel cuore. La Pentecoste cristiana è il dono dello Spirito. Dio ha dato il dono del cibo e della vita, ha dato il dono della legge che regola la vita interiore, sostiene la vita esteriore e la vita interiore, ma adesso dà il grande dono, il dono dello Spirito. Questo dono ci verrà dato in Gesù. Gesù il Salvatore. Ecco che si annunciano i nuovi tempi, i tempi messianici. Il grande annunzio ci viene dato dai profeti, profeti Isaia, profeti Geremia, profeti Ezechiele, profeti Daniele, il grande annuncio. Ma è nel profeta Gioele che troviamo l'annuncio dello Spirito che scenderà su tutti nel tempo messianico. È quello Spirito che riposa nel servo di Yahweh, lo Spirito del Signore su di me, perché mi ha mandato ad annunziare ai poveri la lieta novella, per scarcerare i prigionieri, per annunciare l'anno di grazia, quello spirito che è spirito di sapienza, di scienza, di conoscenza, di pietà, di santo timore di Dio, è questo spirito che rende gli uomini profeti, che scenderà su tutto il popolo. Il grande annunzio ci viene dato dal profeta Gioele. Così ci prepariamo alla nuova era, ascoltiamo l'annuncio del profeta. Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni. I vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il mio spirito. Questo spirito che si effonde su tutto il popolo, che non tocca soltanto i profeti, i capi, ma tocca tutto il popolo messianico, questo spirito che è in Gesù. Gesù lo promette ai suoi. Io me ne andrò al Padre, dice, ma vi manderò il mio spirito. Egli prende da me e sarà con voi per sempre. Egli vi accompagnerà nel vostro cammino, sarà il consolatore. Non resterete più soli nella vita. Dio non è soltanto lontano da voi, ma Dio è dentro di voi, camminerà con voi, lo avrete con voi, spirito di verità e spirito di amore. È questo spirito che Cristo promette prima di salire sulla croce, dove soffierà lo Spirito su tutto l'universo. Ascoltiamo la promessa fatta da Gesù. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre. Lo spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portare il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. La promessa di Gesù si avvera. Dopo aver soffiato lo Spirito sul mondo intero, al momento della morte, dopo aver donato lo Spirito agli Apostoli nel giorno della risurrezione, dice: adesso ritornate, ritornate a Gerusalemme, perché la promessa che già vi ho detto il Padre la compirà fra non molti giorni. Riceverete la forza dall'alto e mi sarete testimoni sia nei confini del mondo. E gli Apostoli vanno, ritornano a Gerusalemme. E lì con Maria, nostra madre, la madre degli uomini, la madre che ha ricevuto per prima lo Spirito e che nello Spirito ha dato vita al capo, a Cristo, che sotto la croce ha meritato di essere la madre di tutto il corpo di Cristo, Maria adesso attira lo Spirito Santo sulla prima comunità cristiana. È l'evento grandioso che noi celebriamo a Pentecoste. Alziamoci tutti in piedi e ascoltiamolo.